la città dietro di noi e l'uragano che sta per approcciare New York. Siamo in arrivo a Liberty Island. Sono con Sonia. Ciao. Marco. Yeah, siamo dentro. Dentro. Ora tutte scale. E siamo solo noi. Certo. L'hanno riaperta solo per sì, noi. Siamo arrivati tardi, ci hanno fatto entrare lo stesso e saremo noi tre. Per quanti scalini hai detto che sono? 7 rampe di scale. Sono 7 rampe di scale, tipo 190 qualcosa però, no? 196 lei ha detto. 196, meno di 200 scalini. We can do it. Qui gli scalini diventano più vicini. Sono un po' piccoli e ci ha detto di stare attenti alla testa. Questa è la spirale che ci porta su. Grazie Sonia che sta facendo le riprese. Lei ci aveva detto che sarebbero state 7 piani di scale. Invece siamo all'ottavo. E la guida, anzi the ranger, ci ha detto di stare attenti perché la statua oggi ballerà un pochino. È totalmente normale perché siamo in preda all'uragano. Questa è la vista dalle varie finestre. Bye. This type of movement is perfectly normal or is only because of the hurricane? Wind, yeah. Okay. It's always moving a little bit. She's built much like a tree. Oh. So just like the tops of trees sway, she's anchored down to a cement block beneath her feet. So, questa è la torcia, sì. Ma non si vede. Come si fa? Di qua si vede meglio. Beh, ci abbiamo provato, questo è il massimo che riusciamo a vedere. Adesso riscendiamo. Allora, in pochissimo siamo scesi volando da queste scale. Forse non rende tantissimo l'idea in video perché è gigante, però è bellissimo. O forse siamo soltanto talmente ispirati che tutto diventa bello. Cioè, hanno già evacuato tutto, probabilmente. Questa è la statua da sotto. Beh, a questo punto possiamo anche salutare, no? Sì. Grazie. Ok. Thank you. Ciao a tutti. Ciao.